Araldi, Paggi e cittadini della Firenze Medicea riportano nella primavera dello stadio le primavere del Rinascimento, quando la città del fiore inventò il gioco del calcio. Questa discendenza è documentata nelle pergamene che Lippi, anziano e sempre giovane atleta, offre ai due capitani Ferraris e Amadotti. Ma nella Firenze Medicea non c'erano i fotografi, che qui invece spiegano un formidabile schieramento. L'arbitro Beck fra i guardiarini è Pizziolo e Gamba. Carosio lancia ondate di tifo senza fine. La difesa azzurra assaggia il classico quarto d'ora di fuoco del Torino. Pallabio si stuffa sui piedi di Ferraris a evitare il gol. Loic riporta sotto gli azzurri. 12° minuto, Menti spara. Pallabio e la traversa respingono, ma il piede di Mazzola fulmina. Ripiomba Loic, Giger terzino volante respinge. 23° minuto, calcio d'angolo battuto da Bickel. Pareggio svizzero con l'ala sinistra Fatton, che per poco non raddoppia al 34° minuto. Immediata risposta, testa di Loic su centro di Ferraris. Il più bel gol della partita. Roba da Torino d'alta scuola. Secondo tempo, gli azzurri coltiveranno il punteggio con zelo da collezionisti. 11° minuto, cannonata di Loic, deviata da Pallabio. 13° minuto, dopo un salvataggio dell'Atletico Steffen, Mazzola trova uno spiraglio sulla destra. Menti scatta, terzo gol. Dopo 2 minuti, quarto gol, segnato ancora da Menti, specialista in calci di punizione. Ma c'è dell'altro, signori, c'è uno scambetto di parola ad Amadò. Rigore, gol di Bocchè, porta svizzera. Meillard piomba in area, ma Sentimenti non è dello stesso parere. E adesso, mentre matura il quinto gol, Bickel e Maroso sceneggiano con brio la favola della Volpe. Vince la Volpe azzurra. Traversa di Loic al 35° minuto. Quinto gol al 43°, è il terno secco di Menti. Da leale avversario, Bocchè rende onore al merito. Tutto bene, no?